Arriva una sosta, non amo le soste, nessuno ama le soste, si fermerà tutto per una quindicina di giorni, però dopodiché prendono fiato, relativamente prendono fiato le squadre, perché molti giocatori vanno a giocare, anzi saranno anche più stanchi. Diciamo che le squadre prendono fiato, quale sarà la volata? Cosa ci dobbiamo aspettare? Io ho fatto una simulazione. Ho cambiato un po' di parametri, non avete idea, non avete idea di che classifica è venuta fuori alla fine. Tanto per darvi un'idea, c'è una lotta serratissima per il quarto e quinto posto, e invece giù molte squadre che si salvano man mano, man mano. Ma questo, se volete la simulazione, chiedetemela, ve la farò in settimana, così anche per tenerci compagnia. Prima di andare a vedere squadra per squadra quali sono gli obiettivi veri e quello che può succedere in questa volatona di fine stagione. Ragazzi, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, dell'universo pentaverso. Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, leggo sempre tutti i commenti. Ci stiamo divertendo con Diego TTN Sport, adesso c'è il torneo di Miami, adesso guarderemo il torneo di Miami, quindi se volete, se vi piace lo sport, tutti gli sport, seguitemi anche su Diego TTN Sport. Iniziamo. L'Inter ha due obiettivi. Uno dice, ma ne ha uno solo obiettivo, è quello di vincere lo scudetto. Allora, tutti hanno un obiettivo in più di quello che dirò, è quello di prepararsi per la stagione successiva. Si incomincia a vedere qualche manovra, l'Inter ha già Zielinski, ha già Taremi, probabilmente adesso si parla di Gumson, insomma si cominciamo a muovere sotto quel punto di vista. E questi rinnovi che quando la finiscono di dire, ma tanto Lautaro alla fine rinnova, chi se ne frega, ma pure se non rinnova e se lo vendono e basta, ma è una sta litania, deve finire. Rinnovate se dovete rinnovare, altrimenti ciao ciao, cioè che dovete fare? Ogni volta, ogni giorno ci dobbiamo dire che sta facendo. Che non sta facendo Zhang, secondo me, ha detto: no, aspetta, rinnovi così forti, devo esserci io. Magari non lo so. Discussioni economico-finanziarie. Questo, ecco. Detto questo, l'obiettivo dell'Inter è ovviamente solo lo scudetto, vincerlo prima possibile. Possibilmente vincerlo prima del derby, perché neanche l'Inter vuole vincerlo durante il derby. È un po' rognoso, pericoloso, antipatico. Ce la potrebbe fare, ce la potrebbe o prima o dopo, insomma l'Inter l'obiettivo quello è di fare bene, vincere tutte le partite possibili e andare a prendersi la seconda stella. Punto. Milan. Beh, Milan l'obiettivo forse. Allora, il Milan ha tre obiettivi, uno come tutti gli altri è quello della prossima stagione. E lì il Milan è un po' antipatica la situazione su Pioli, bisogna aspettare quello che succede quest'anno, perché se vincono l'Europa League Pioli resta, se non vince l'Europa League mi sa che potrebbe cambiare l'allenatore, quindi questo è importante. Dopo parco giocatori, il Milan ce l'ha, cioè i giocatori ce l'ha, non è vero che non ne ha, anzi, certo c'è l'attaccante che se va via Giroud, qualche cosa bisogna metterla a posto, però tutto sommato la squadra c'è. Detto questo, i due obiettivi sono: uno, importantissimo ed è vicinissimo, a prendere il posto in Champions League. Vedete un Milan che arriva quinto? Difficile, dopo a tutte partite strane, cioè Milan Genoa, Milan Cagliari, i punti li fa il Milan, però li deve fare, ovviamente li deve fare. E dopo c'è il piatto grosso, quello succoso, ma succoso per tanti motivi, ed è quello dell'Europa League. Pensate un po', se l'Inter vince la seconda stella, il Milan vince l'Europa League, dice va bene, tu hai vinto la seconda stella, io ho vinto l'Europa League, siamo pari e patta praticamente. Questa è una cosa che i milanisti vorrebbero tanto. Questo è un punto. Secondo punto, il Milan è da tanto che non vince in Europa e vincere in Europa sarebbe bello, bello, bello. Insomma, è un piatto veramente succulento quello dell'Europa League. C'è il derby con la Roma, dopodiché c'è il Liverpool, diciamocela tutta, c'è il Liverpool che è forte, veramente forte, però il Manchester United ha fatto vedere che può essere battuto. Vediamo come finisce. Terzo posto la Juventus, gli obiettivi della Juventus. Allora, l'obiettivo quello della stagione prossima è, secondo me, abbastanza complicato perché per com'è la squadra, cioè questi qua ci riflettevo stamattina mentre mi facevo la doccia, dice ma pensi a questo, pensavo dovevo fare il video, pensavo un attimino, ma Alcaraz 1 milione al mese, Alcaraz, ma davvero ci hanno fatto, cioè, ma chi è che sta reggendo le sorti? Non lo so, dopo se te lo vuoi comprare sono sui 40, 50, ma anche se fossero anche 30 milioni, c'è un giocatore della Serie B inglese, è strana situazione. La Juventus per l'anno prossimo la vedo io peggio, molto peggio di quello di adesso in queste condizioni, perché c'è da capire se rimane Allegri o no. Gli obiettivi della Juve sono due.
Uno è ovviamente qualificarsi alla Champions. Vi ricordate che ho parlato della simulazione? Voi non avete idea di cosa è successo nella simulazione. Ne devo fare un'altra perché cambio un po' i parametri, però ho aumentato i parametri dell'anno scorso e delle ultime 7 partite ed è successo quello che è successo. Detto questo, quindi la qualificazione che sembra scontata, e scontata non è, credetemi, scontata non è quella della Juventus, e dopo la Coppa Italia. La Coppa Italia sarebbe divertente per chi juventino non è, per me sarebbe divertente perché se Allegri alza la Coppa Italia dice: avete visto, ho vinto, ho portato di nuovo la Juventus a vincere, solo che i juventini gli direbbero, quelli anti allegriani, sì, ma che ce ne dobbiamo fare dalla Coppa Italia noi? Tutti questi discorsi potrebbero esserci, ma anche la Coppa Italia non è scontata, perché questa Juve con la Lazio può perdere con l'Atalanta, può perdere con la Fiorentina, quindi vediamo quello che succede. Ma questa è una situazione Juventus. Quarto posto Bologna, il Bologna uno solo, dell'anno prossimo se ne fregano anche, è giustamente devo dire, e il tutto è adesso, cioè ha un risultato storico davanti di qualificarsi o per la Champions, grandissima qualificazione, immaginatevi l'Atalanta in Champions, e l'anno prossimo la Champions è diversa, tutti giocano contro tutti, è una cosa incredibile. Detto questo, a prescindere se è comunque in Champions, male che vada, l'Europa League è lì. Cioè, comunque sia, il Bologna in Europa dovrebbe andarci, ma proprio male, in Conference League. Cioè, l'obiettivo ormai è bello, sai, è come se hai il jackpot davanti, dici vediamo cosa mi arriva, ma quella è la situazione del Bologna. Secondo me la Champions la dovrebbe prendere, perché anche le partite che ho visto, è vero, Roma-Bologna, c'ha partite antipatiche, e infatti nella simulazione, non ve la dico quello che è successo. Detto questo, però, fra Europa League e Conference e Champions League siamo là. Roma, la Roma ha due bocconi che non si aspettava più, con Mourinho quei bocconi non ti arrivavano più. Il boccone qual è quello grosso? Il boccone grosso è l'Europa League, perché se l'Europa League la vinci vai in Champions League, quindi ci me ne frego della classifica ovviamente, però un boccone è alto perché hai il Milan, c'è il Liverpool, c'è il Bayer Leverkusen, ci sono tante cose da superare, però un boccone grosso, è un boccone bello grosso quello dell'Europa League. Dice l'anno scorso sono andato in finale, 2 anni fa sono andato in finale di Conference League e l'ho vinta, però devi dimenticare il passato e vedere questa stagione. In questa stagione può portare cose belle anche in Europa, dopotutto sei tra le prime 8. L'altro boccone grosso è quello della Champions, e secondo me quello è più, ovviamente più facile anche relativamente, però anche lì c'è Roma-Bologna, c'è Napoli-Roma, attenzione adesso parlo anche del Napoli, e queste sono le due cose. Per l'anno prossimo si tiene De Rossi e fa qualche cabotaggio, praticamente cambia 3, 4, 5 giocatori, ma questa è la Roma che vedremo l'anno prossimo, e c'è il problema Lukaku. Se Lukaku va via, Abraham può sostituirlo o deve essere un altro giocatore, però tutto sommato se hai 50 milioni della Champions questi ragionamenti li fai, diciamo, allegramente. Napoli, attenzione, anche qui la simulazione mi ha dato una cosa: il Napoli ha bisogno di una cosa. Amici del Napoli, avete bisogno di una cosa, che dovete dare ai giocatori una missione. Devono avere la missione per prendere la Champions. Dice: tu prendi la Champions, io non ti do solo i soldi, ti rinnovi i contratti in una certa maniera, devi dargli qualcosa per cui questi si mettono là e dice: no, dobbiamo prendere la Champions, perché se la vince tutta o quantomeno ne vince 6 e ne pareggia 2, il Napoli va in Champions. Queste cose bisogna dirle, cioè il Napoli non è così lontano. Infatti nella simulazione è successo quello che è successo. Detto qua, che dopo l'ho buttata relativamente, però vi posso dire che la faccio girare oggi per me, per il mio divertimento la faccio girare un'altra. Detto questo, il Napoli l'anno prossimo è anche qui un marasma, cioè non si sa chi resta, chi non resta. Osimhen va via, Kvaratskhelia resta, tutto la Bocca resta, non lo sappiamo. Zielinski dovrebbe andare via, chi ti tieni? Solo gli italiani, che però va a Politano un anno in più, non si capisce. Allenatore calzona, non calzona, non si capisce questa situazione. Gli obiettivi è uno solo, andare in Europa. Puoi andare in Europa League o puoi andare in Champions, però gli devi dare qualcosa, gli devi dare la carota quella grossa, che loro la devono volere quella vittoria. Allora sì, il Napoli ce la potrebbe fare. Chiudiamo con l'Atalanta, mi sto dimenticando qualcuno, ci dovrebbe essere l'Atalanta, dai, chiudiamo con l'Atalanta. L'Atalanta ha 3 obiettivi, e chiudo con lei perché ha 3 obiettivi. Insomma, l'anno prossimo l'Atalanta potrebbe anche conservare la squadra che ha, tanto rimane Gasperini, rimane questa squadra con un anno in più e ancora più forte.
Obiettivo Europa League, c'hai davanti il Liverpool. Se dovessi superarlo, allora ti va a giocare l'Europa League per vincerla. Dice no, questa volta voglio il piattone forte. Campionato, obiettivo andare in Champions, perché anche l'Atalanta a sua volta può fare quello che potrebbe fare il Napoli, le vince tutto, ne vince 7, ne vince 6 e già si apparecchia una situazione buona. E dopo l'obiettivo, quello che sembra quello più vicino, è quello della Coppa Italia. Perché l'Atalanta, dopo tanti anni di partecipazione in Europa, di belle figure, di quarti posti, di finale, perché ha fatto due, se non ricordo, finali di Coppa Italia perse, aspetta di avere quel trofeo, di aprire la bacheca, dici io apro la bacheca, metto il trofeo, richiudo la bacheca, aspetta quindi qualcosa, e secondo me sarà molto 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 concentrata sulla Coppa Italia. Se passa con la Fiorentina, dopo la Juve o la Lazio se la va a giocare. Questa è la, diciamo, quello che mi aspetto un po' tutte le squadre. Poi c'è la zona retrocessione, e sulla zona retrocessione forse farò un video ad hoc, perché è tutta una situazione anche quella, credetemi, tutta particolare. Un campionato che sta finendo, attenzione ai fuochi d'artificio sopra, cioè nel senso nella zona Europa. Non date nulla per scontato, tranne che Inter e Milan sono in Champions League. E questa, e magari date per scontato anche lo scudetto dell'Inter. Però primo, secondo posto, anche il Milan se arriva terzo, chi se ne frega, per i milanesi se ne frega, basta che vada in Champions, capite? Però quei due sono, i milanesi sono in Champions, tutto il resto può succedere tutto. Detto questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, dell'universo, straverso, multiverso. In descrizione se non siete già iscritti, mi raccomando, campanella, seguitemi su Tico CTN Sport. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.